Quanto è importante parlare di cambiamento in questo momento e tanto più in Friuli Venezia Giulia? Il cambiamento è in atto, sicuramente gli equilibri globali stanno cambiando totalmente, non soltanto la geopolitica, ma stanno cambiando anche i modelli economici. Su questo la nostra regione e il nostro paese, e devo dire l'Europa tutta, devono trovare la via per garantire lo sviluppo, per garantire rapporti commerciali con tutti, ma dall'altro anche per avere una stabilità prospettica che è basata invece sulle forti relazioni tra le democrazie occidentali. Noi dobbiamo difendere le nostre filiere produttive come sistema occidentale, avere la garanzia che le nostre produzioni possono avere approvvigionamenti certi e non dettati o voluti o negati da invece paesi che hanno poco a che fare con la democrazia. Questo vuol dire difendere il nostro modello imprenditoriale e industriale, vuol dire difendere il nostro modello lavorativo, ma vuol dire anche difendere il nostro modello sociale. Pensare che dall'altra parte del mondo possano fare delle scelte che vanno a devastare il nostro sistema sociale non è accettabile. Quindi tutta l'attività di nearbaring, di near sharing, reshoring dell'attività è fondamentale.